Si può, ragazzi. Si può prendere. Arriverebbe il primo acquisto. Arriverebbe il primo acquisto fondamentale che ci fa crescere ancora di più il valore del nostro club. Andiamo a vedere di chi si tratta. Si tratta proprio di lui. Allora, io direi di scambiare terzino, cambiare Pezzella e ti do €6 milioni. Vogliono Gabriel Silva. No, Gabriel Silva no. Ti potrei dare un Pierrossi, se è un Pierrossi, un Leo, più 15 milioni. Ah, 16 e 8, te ne do 15. Perfetto, 15 milioni. Vediamo Spinazzola se vuole realmente venire. Questo ci fa fare veramente il passo successivo, cruciale. Sì, 2 anni, sì, senza la rescissoria. Stipendio, prendi 73, io ti do un 70, c'ho più una lira, ma non è importante perché tanto fine mercato, 70.000. Abbiamo preso Spinazzola, signori, primo acquisto, importantissimo. Perché ci? Ma vabbè. Abbiamo preso Spinazzola, però. Intanto ci sono parecchie novità, adesso vi dico. Spinazzola che arriverà tra poco, ok. E le novità che Diarra ci lascerà, sarà trasferito, sarà messo sul mercato. Diarra ci ha accompagnato in queste fasi. Quanti difensori c'avevo? 1, 2, 3, 4. No, non ci lascerà Diarra. Diarra rimane però in panchina insieme a Bravo, che deve crescere. E Pezzella. Però Pezzella può fare tutto, qualsiasi cosa. Però mi dispiace. Fulon non si tocca. Pezzella ci lascia al prossimo anno, così lo possiamo mettere in vendita. E un'altra cosa, Pierrossi è sulla lista trasferimenti, poi Icardi lo mettiamo in lista trasferimenti e cerchiamo una punta che io già ci avrei in mente. Se avete colto prima nel video l'avete visto. Detto questo, andiamo avanti. Giocatore rientro dal prestito. Ok. Leo è contento. Ah! Cos'è, ve volevo far vedere? Non ve lo posso far vedere adesso? Terminiamo la stagione adesso. Ok, siamo tutti contenti. Vi volevo far vedere tutti quelli che se ne sono andati, adesso come stanno messi, dove stanno, eccetera eccetera. Siete curiosi? Io sono parecchio curioso, ma parecchio. Allora partiamo da, scusate un attimo, tanto arriva Spinazzola e ok.
faccio vedere anche un'altra cosa. Prima di andare a vedere tutto quanto, vi faccio vedere prima un'altra cosa. Allora, abbiamo trovato sto fenomeno inglese, 15 anni, 66, questo diventa un mostro. Lawrence, io direi di promuoverlo e metterlo in lista trasferimenti. McCauley pure. Murphy proprio via. Murphy via. James, gli diamo un altro po'. Foley pure che c'ha 15 anni. Arte sarebbe pronto. Sarebbe pronto. Il Rea non giocherai mai, Rea. Andrai via. Anche Nesbitt via. Allora, vogliamo vedere dove sono andati tutti quanti. Partiamo da, aspettate che ci vedo un cazzo, partiamo da Sergio Rosi. Che fine ha fatto Rosi? Cerca. Dove cazzo sta Rosi? Dove sta Rosi? Oh. Sergio Rosi, eccolo. Sta all'Ascoli, anche lui. Ha seguito le orme di Rossi. Sempre se sta ancora Rossi al coso. All'Ascoli. Secondo è Mattia Mincinesi, l'avevamo visto al Pisa, era un mostro, chissà che cazzo sarà diventato. Mattia Mincinesi, 19 anni, 79, vale 40 milioni, al Pisa, sempre al Pisa, molto strana questa cosa. Stefano Carriero, dove sarà? Carriero, 19 anni, 74, al Burnley, è rimasto lì, il buon vecchio Stefano. Antonio, Filocamo, 19 anni anche lui, 73, all'Ibiza, forse è il più, quello che è andato un po' peggio. Ma l'Ibiza però, gli piace quella vita. E vabbè. Andrisani, dove sta Andrisani? Andrisani. 80, Marco Andrisani, all'Amiens, in Serie B francese, mei coglioni. Ma cazzo è che è cresciuto così, c'era 63 l'ultima volta. Incredibile. Dario Rossi. Dario Rossi, sempre all'Ascoli, con un 78. Dario Rossi. Simone Lanza, l'avevamo venduto per quasi 50 milioni. Vediamo che fine ha fatto Simoncino. Simoncino Lanza, 20 anni, 80, al Brentford. Vale 51 milioni. Chiodi. Che fine ha fatto Chiodi? Marco Chiodi, 79, al Düsseldorf. Bello. Lezzerini che l'avevamo venduto a gennaio dello scorso anno. No, Luca. Lazzarini, 72 al Monza. Mi aspettavo un po' di più. Panci. Panci c'aveva 73 l'ultima volta che l'ho visto al Pisa. No, al Pisa. Al Falamicao, 76. Buon prospetto anche lui. Panci. Marco Simeoni, secondo me il più forte, c'aveva 79.
vediamo se è cresciuto. Marco Simeoni, 20 anni, 79, al Benevento. Finiti? Sono finiti? Sì. Bello, bello, bello. Sono saliti tutti tranne noi. Molto strana questa cosa. Vabbè, detto questo, io vi lascerei. Andiamo a vedere obiettivi, magari prima. Ci ha detto gli obiettivi? Lo sanno. Allora, fai giocare almeno il 30%. Sono sempre gli stessi. Vabbè, aumenta il valore del tuo club del 50% entro le tre stagioni. Vabbè. 10 risultati positivi questa stagione. Vabbè. Europa League, raggiungi la fase a gironi. Ok. Vabbè, si può fare. La fase a gironi si può fare. Qualifica per una competizione europea, si può fare. Quanti soldi ci avete dato? Quanti soldi ci avemo? Ufficio finanze, 69 milioni, un botto. Un botto, ragazzi. Un botto. Io direi di lasciarci qui, ci vediamo al prossimo. Tanto faccio le magliette, perché abbiamo firmato un contratto con Nike. Attenzione, che cosa uscirà fuori.